Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale. Io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019, sulla nuova Bruzda. Ok, questa è una bella mappa. Allora, questa mappa io la porterò più che altro su Twitch. Vi dico la verità, la porterò lì perché ho visto, considerato comunque che tanti hanno voluto farmi, diciamo, dove sono finito qua? Scusate un attimo ragazzi, ok. Ah ok, sono pieno, zeppolo. Allora andiamo a votare. Allora, eravamo rimasti, avevo fatto la live, ragazzi, purtroppo la live non è andata a, non sono riuscito a salvarla sul profilo, non ho capito per che motivo, sul profilo di Twitch. Voglio vedere un attimino che cosa sta succedendo. E niente, ho visto che praticamente abbiamo fatto la live, però nessuno, cioè non c'era nessuno che guardava per il momento, però era la mia prima live in assoluto, diciamo che è stata più che altro una prova, quindi niente di particolare, ok? L'unico problema è che quando ho chiuso la live, purtroppo non me l'ha salvata sul profilo. Quindi non so, no, non hai capito, non hai completato nulla. Perché? Non hai completato nulla, perché tu devi andare qui così e tagliare, ok? Perfetto, scaricati tutto quello che devi scaricarti. Io mi devo girare, tanto quello lì non è il mio campo. Così. Ragazzi, scusatemi, ma allora, figuratevi se non andavo a scaricare là. Va bene, dai. Ok, io le mie cazzate le devo fare sempre. Scusate ragazzi, però le mie cavolate ci sono sempre e le devo sempre fare. Ok, perfetto, vai. Ok, e qua stiamo andando. Vediamo un attimino cosa succede, cosa fa, cosa non fa e cosa mi appolerà. Intanto noi abbiamo ancora da finire di raccogliere, però io ragazzi volevo fare un'altra cosa. Mandare avanti un pochettino il nostro tempo, quindi prendiamo il nostro trattore e andiamo verso casa nostra. Andiamo qua, andiamo dentro in casa e andiamo qua. Allora, 2 ore a nulla, siamo le 8. Allora, le 20, fatemi pensare, 21. No, possiamo mettere anche 12.
12 ore, dormire. E piove, mannaggia la miseria, sta piovendo. Ragazzi, sta diluviando, perfetto. Io è la prima volta che faccio questa cosa, che dormo in casa. Non avevo mai visto una cosa del genere, quindi adesso noi siamo su questo trattorazzo, sta diluviando, quindi non possiamo tagliare e non so neanche se possiamo andare a raccogliere tutto l'ambaradan. Allora io sono un paio di minuti, quindi facciamo, sì, vediamo un attimino cosa riusciamo a concludere. Sì, allora qua mi fa raccogliere la paglia. Allora ragazzi, facciamo una cosa, intanto raccogliamo la nostra paglia, andiamo avanti un pochettino. Io il pezzettino questo qua poi ve lo velocizzerei, perché se no non finiremo più sicuramente di fare tutto l'ambaradan. Scarichiamo le nostre palle. Però io ragazzi vorrei provare a fare un'altra cosa e non so se me lo fa fare. Io ragazzi ci provo, perché non so se me lo fa fare. Ci proviamo un attimino, vediamo che cosa riusciamo a concludere, perché non so se ci fa, se mi fa aspettare dopo che ho aspettato tutto sto tempo, non so se mi fa mandare avanti il tempo di nuovo riposare. Allora, non sei stanco al momento, ok, quindi ragazzi non mi fa mandare avanti il tempo così. Quindi l'unica cosa da fare è mandare avanti il tempo qua, è l'unica cosa che possiamo fare. Quindi andiamo qua e intanto ragazzi io tornerò di nuovo là. Il tempo sta andando avanti perché qua sta piovendo, quindi devo per forza andare avanti così, quindi vediamo un attimino. Questo nostro trattore qua per il momento ragazzi lo utilizziamo così per andare un po' su e giù eccetera eccetera, quindi niente di particolare. Andiamo avanti per adesso qua, intanto il tempo va avanti, chissà che smetta di piovere, e appena smesso di piovere diamo il via a praticamente diamo via al taglio dei campi. Così mi spiace dirvelo, fare così. Allora fatemi vedere una cosa qua, perché io ragazzi ecco una cosuccia che adesso ho visto e che dobbiamo fare così, perché ora sono le 6 e possiamo far che dargli via di nuovo al taglio dello sgnappolo vivente, purtroppo è così. Allora dobbiamo vedere una cosa, ero andato qua perché volevo vedere un attimino tutto l'ambaradano. Come potete vedere voi ragazzi, questo è il nostro campo, ok, il 34, ok, e il 33 e il 25. Io stavo pensando allora di tenere o questo campo qua per gli allevamenti, visto che abbiamo comunque il portone qui, altrimenti ci sarebbe un altro portone qui, quindi vi faccio vedere, andiamo a prendere questo e vi faccio vedere, abbiamo il portone qua, quindi
o utilizzare il campo che abbiamo appena tagliato e stiamo raccogliendo la paglia, no? O utilizzare, per dire, questo campo qua che c'è di prato, però secondo me è uno spreco. Oppure andiamo a vedere un attimo, ad esempio, da questa parte. Ok, di qua non c'è nessun cancello, ok, ma non sarebbe neanche, però di qua ci sarebbe il prato. Allora, o usare quel campo là, che secondo me, ragazzi, è meglio, vi dico la verità, perché se no ci sarebbe il portone qui, qua il portone, e ci sarebbe questo campo qua, il 24, ok, che è qua di fronte. Oppure vediamo un attimino, ci dovrebbe essere un altro portone ancora, che dovrebbe essere forse da questa parte di qua. Allora, di lì c'è, ecco, il portone, c'è anche di questo portone qua, ok, a parte l'entrata principale di casa, però c'è anche questo portone qua che ci porta praticamente su questo lato di qua. Allora, questo lato di qua non sarebbe per niente male, perché? Perché, allora, devo studiare bene dov'è l'entrata. Allora, questa cosa qua cosa sarebbe? Io vorrei vedere una cosa. Fatemi vedere una cosa. No, qua non si apre niente. Qui non si aprirebbe niente. Qua ci sarebbe un'azienda, giusto? Che però non si apre. Non so se si aprirà quando o se la compreremo la zona oppure no. Questo è il problema, ok? Allora, ci sarebbe questo campo qua, che l'entrata, ragazzi, può essere dappertutto qua, ok? Diciamo che non sarebbe neanche male, perché è vero, è un prato, però è molto piccolo, ok? E volendo qua comunque degli allevamenti ci stanno. Però, ragazzi, non lo so, vi dico la verità, non lo so. Io vi direi che quasi quasi di farla di là, perché qua noi abbiamo la nostra casa, il nostro portone, dove noi possiamo andare poi ad aprire, entrare con la macchina, eccetera. Io direi, secondo me, ragazzi, che allora ci sarebbe un altro, forse un altro portone qui. Questa sarebbe sempre casa nostra? No, no, perché questa è un'altra cosa, giusto? Esatto. Allora, andiamo a vedere di là e secondo me, ragazzi, io ve l'ho detto, il meglio secondo me è di là. Eliminarci un pezzettino, quel pezzettino di campo, e farlo lì l'allevamento. È l'unica. Perché se no di altro non sarebbe una cosa. Allora, di qua non so se c'è una stradina, ma mi sembra proprio di no. Anche perché ci sono dei pezzettini, però, ragazzi, essendo che c'è della roba che purtroppo non si può togliere, allevamenti non ne potete fare di qua, ok? Quindi io direi che qui, ad esempio, qua vedete c'è della roba che si qua sotto ci possono mettere sotto delle attrezzature, e qui ci sarebbe un altro portone. Questo portone, ragazzi, andrebbe a fianco di qua, vedete? Uscirebbe a fianco. Quindi io direi, ragazzi, di farla qua, di fare qua il tutto, fare il collegamento praticamente da qui, ok? Io magari farò una stradina che passerà di qua, così, ok? E questa stradina si collegherà magari a questa, così, ok?
E di qua noi praticamente possiamo fare gli allevamenti, eccetera, se no vediamo in qualche modo. Adesso andiamo avanti a fare le nostre palle, intanto, così almeno ci portiamo avanti un po' con le cose. E comunque direi ragazzi che quasi quasi gli allevamenti di farli su questo campo qui. Però il problema è che per il momento, ragazzi, non avendo soldi, non possiamo fare niente di particolare. Quindi siamo obbligati per forza a dover aspettare che la situation è abbastanza critica, eh. Quindi, ragazzi, io non so cosa dirvi. Io spero che comunque Twitch mi aiuti perché se no, ragazzi, qua io non so come andare avanti. Perché il mio computer vi dico la verità, sta tirando gli ultimi. Ma sta veramente tirando gli ultimi. Quindi non lo so, non vorrei che ci siano dei grossi problemi. Quindi non lo so. Allora, vediamo un attimino adesso cosa fa se va avanti. Io intanto mi devo fare un pelo indietro perché sennò questa qua non si gira. Sì, sta facendo secondo me un buon lavoro. Vediamo un attimino dove va, fino a dove va. Bene, si sta girando. Brava pirla. Ok, e niente, e boh, così io ragazzi, come dico sempre a chi mi segue su YouTube, io sono un tipo che parla tanto con voi perché si confida anche certe volte perché io vi ritengo comunque amici e quasi familiari, anche se non ci conosciamo di persona. Quindi io vorrei essere amico vostro e che voi siate i miei amici, quindi mi piacerebbe che voi interagiste insieme a me. Ho delle idee che porterò a termine, spero, sempre se riuscirò ad avere un piccolo introito, perché se no ragazzi io non posso fare niente. Io ho delle idee e anche delle belle idee, però il problema è che senza un introito purtroppo non posso fare tutte queste cose. E tutto lì. Quindi vi chiedo solo questa cosa. Io su YouTube ho messo gli abbonamenti, quindi chi mi vuole seguire su YouTube, io farò delle live su YouTube perché giustamente io mettendo voglio vedere di arrivare comunque a fare un buon livello anche lì su YouTube, visto che è nuovo il canale, quindi vorrei quello. Ok, allora, qua per adesso ci siamo. Vi faccio vedere un attimino questa cosa qua e dopodiché ci lasciamo. Allora, dobbiamo andare un attimo qua, tirare via la nostra mietisgnappola. Ok. Vediamo un po' più avanti, ma chi se ne forte. Così. Va bene. Ok. Qui dobbiamo fare così. Scusate un attimo, devo fare questa maniera, se no non vedo. E voilà. Ok. Adesso aspettiamo 2 secondi di svuotare, dopodiché ci salutiamo.
Io ci saranno dei pezzi che vi taglierò, perché non sono cose, magari tante cose ve le taglio e vi lascio alcune che io ho parlato sempre, però tanti tagli ve li faccio lo stesso, capito? Quindi tante cose magari non le sentirete. Non è un grosso problema, cioè ci sarà comunque l'opportunità di poter parlare. Io spero che riusciamo a diventare amici con molti di voi che mi seguiranno, magari spero che mi seguano in molti e vediamo un pochettino. Voglio vedere una cosa, se c'è un trattore, sì, esatto, c'è questo trattore qua, che possiamo fare in questa maniera. Allora, prima di tutto qua dobbiamo fare così, quindi attaccare questo, ok, quindi scendere giù, purtroppo ragazzi devo fare in questa maniera, quindi facciamo così, ok, e così. E voilà, così abbiamo, siamo a posto, Allora, qua ci siamo, ok, posizione operativa, giriamo qui, ragazzi devo tirar via la roba da qua perché sennò non passiamo più, e mi devo mettere un po' a posto la roba, ma me lo faccio poi off camera. Allora, posizione operativa, ragazzi, e incominciamo a caricare. Tan. Questa cosa qua lo so, non è reale, non è proprio reale, però ragazzi è molto comoda, vi dico la verità, quindi mi vedrete, magari non ve lo farò vedere così, poi appena abbiamo magari una possibilità un pochettino migliore, ragazzi io cerco, no, però non è possibile, santo Dio, tutte le volte, scusate un attimo se vi taglio il pezzettino ragazzi, però purtroppo quando c'è qualche stronzata che viene fuori dal mio computer è perché c'è qualcosa che non va, quindi niente, purtroppo il mio computer, ve l'ho detto, non ce la fa più, è vecchio, ho ancora Windows 7 su, quindi vi dico che purtroppo tante cose non riesco a farle funzionare, quindi ho comunque un monitor con una scheda grafica, cioè ho una scheda grafica molto bassa, ok, posizione da trasporto, andiamo, e qua ci siamo, andremo a comprare. Non ho capito dov'è il Ford però, Ah no, ok, sì. Bravo, potevamo andare di lì. Vabbè, dai, facciamo il giro così, non è un problema. Poi giriamo di qua. Ok. Quindi, ma possiamo anche magari lasciarla lì la roba. Vediamo un attimino, Allora, prima di tutto però qua devo fare in questa maniera. Fare così. Purtroppo, perché se no ragazzi non ce la facciamo. Allora, io vi spiego, merda, vi spiego subito una cosa, non guardate il trigger, perché quel trigger serve non a scaricare ma a merda, serve più che altro per quando volete prendere, ma per che devi far così? Ok, perfetto. Serve più che altro per quando dovete. No, scarica balle. Scarica balle qui. Perfetto. Avete visto? Per scaricare così. E quel trigger qua, ragazzi, vi faccio vedere.
serve se voi volete, non serve praticamente niente, giusto? Fatemi vedere. Balla, seleziona una balla, conferma. Ok, serve per spunarvi esattamente le balle. Ok, adesso io faccio in questa maniera, la ritorno a mettere là e noi possiamo andare a raccogliere le altre balle. Ok, ragazzi, io vi saluto qua. Ok, e come faccio sempre, un grosso bacione e abbraccio da Vivo Libero. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.